Buonasera. Buonasera diretta. Ponti di luce con la pratica dell'EFT. Buonasera. Pratica della tecnica energetica EFT. Attendiamo. Bentrovati, pratica dell'EFT, tecnica di libertà emotiva. Questa sera lavoreremo sulla perdita di una persona cara, quindi sul dolore rimasto. Bentrovati. Oddio, scusate che rispondo a Gaetano. Rispondo un attimino a Gaetano. Allora, ci sono, eh? Sto rispondendo a Gaetano che mi ha chiesto se prolungare. Ok. Allora, ci sono. Spero che i commenti funzionino, ma mi sa di no. Vediamo. Grazie, Gaetano. Aspetta. Allora, però non funzionano i commenti. Credo che voi abbiate scritto qualcosa. Allora, visualizziamo i commenti. Credo che qualcuno abbia fatto il commento, ma mi sa che non c'è la connessione adatta. Devo chiudere e riaprire, perdonatemi. Perdonatemi, provate a scrivere qualcosa, ma penso che qualcuno l'abbia già fatto. Perché non mi arrivano i commenti? Chiudo e riapro, ragazzi. Non mi arrivano i commenti, sono sicura che qualcuno abbia scritto. No, Lella! Grazie. Ok, arrivano i commenti. Bene, bene, buonasera Elisabetta. Grazie, grazie. Grazie. Ok. Allora, Gaetano, stavo un attimo scrivendo con Gaetano perché mi ha chiesto di fare la diretta fino alle 21, se ci arriviamo, perché ciao Alice. Ciao, perché sa, chi ha già fatto, ha seguito le mie dirette, insomma, sono un po' toste. L'EFT comunque è una tecnica che stanca perché andiamo a lavorare sul sistema energetico. Eventualmente ho il caricatore a portata se dovesse la mia batteria, insomma, però no, sto a 68, dovrei esserci. Tiziana, buonasera. Mirella, bentrovata. Rosana, bentrovata. Allora, quindi Anna Maria, ciao. Allora, se siete nuovi, scrivetemi perché chiaramente questa tecnica è particolare a prima vista, chi non l'ha vista mai, e ho avuto anch'io un impatto quando ho conosciuto EFT, ma sapete come ho conosciuto questa tecnica? Praticamente nel mio percorso di formazione in counseling dovevo riassumere un testo. Che era di un testo legato alla psicoterapia sulle emozioni, no? Era, la sigla era EFT, ma era Emotional Freedom Therapy, ok? Era therapy. E quindi andai a cercare in internet questi autori, questo testo, e invece mi viene fuori, scrivendo EFT, mi viene fuori proprio questa tecnica. Lori, ben trovata dopo le vacanze, allora siamo pronti. E quindi, insomma, conosco EFT per caso. Quando le cose vengono a te, quando le cose sono per te, ti arrivano. Quando le cose, le devi conoscere, de devi fare nuove esperienze, ti arrivano. E quindi, Ivan, ciao. E quindi è successo per me così con l'EFT. Preparatevi acqua da bere, preparatevi anche carta e penna.
Preparatevi dei fazzoletti da naso per se scende qualche lacrima, o qualche lacrima anche per le risate, perché può accadere anche questo con EFT. Ciao Monica. Anche se questa sera, come avrete letto nel post, diciamo che tratterò un tema un po' forte, perché è la perdita di una persona cara, quindi è un po' legata al lutto, ma per perdita si intende anche una separazione improvvisa, una chiusura improvvisa di una relazione affettiva e lui o lei che lasciano all'improvviso l'altro, che anche questo, diciamo, in qualche modo assomiglia è un dolore per una perdita anche questo. Patti, ciao, grazie, ben trovata anche a te. Quindi adesso prendete contatto con voi stessi, perché le nostre emozioni ci fanno da guida sempre, sempre, sempre. Dobbiamo ascoltare le emozioni per comprendere come stiamo, per comprendere i messaggi dello spirito che ci manda in questo momento. Allora, quindi forse c'è già qualcuno presente tra di voi, perché questa diretta, diciamo, l'ho dedicata a questo tema perché in due dirette fa era emerso questo tema importante, insomma, questo dolore. Diverse persone mi avevano scritto della perdita di un padre, di persone care, e quindi ho detto: guarda, ci dedichiamo una diretta, quindi è andata così la cosa. Ma anche se tu adesso non vuoi trattare la perdita, ciao Miriam, di una persona cara, perché magari non hai questo dolore o comunque è qualcosa di già superato, puoi applicarla a qualcosa che ti procura disagio, ok? Quindi scegli tu il tuo tema. Io adesso nello specifico andrò sulla perdita Alice, ok, mia nonna scrive. Andrò nello specifico sulla perdita di una persona cara. Poi diciamo che cercheremo di arrivare alle 21 di sera, perché Gaetano mi ha chiesto se posso allungare. Dico, se ci arriviamo, vediamo, perché insomma, può essere un po' stancate, ma parliamo anche di altre cose. Quindi iniziamo con questo tema, ma possiamo anche poi scivolare in altri argomenti. E Patti, ci sei? Miriam, mio papà. Allora, quindi io dirò questa persona cara e voi ripetete il nome della persona a cui appunto pensate, va bene, che avete perso. Quindi facciamo così, adesso iniziamo questo giro. E segnate anche la valutazione, il numero. Da 0 a 10, quanto è forte ancora questo dolore verso questa persona cara che avete perso? Anche se prepariamo la frase, sì. Lauretta, ciao, io sono nuova, è la prima volta che vedo la diretta, ho perso una bambina mio papà, cara. Allora, se riesci, Lauretta, fai quello che faccio io e ripeti o mentalmente o a voce alta, scusate che cambia la luminosità dello schermo, vabbè. E ripeti a voce udibile o mentalmente quello che io dirò e tu aggiungi. Fai una cosa per volta però, Lauretta, perché parti magari da tuo papà o da tua bambina, ascoltati. Da dove vuoi partire? Scegli una persona, scegli un affetto e focalizzati lì, ok? Picchiettiamo adesso un po' di punti del nostro corpo che corrispondono ai meridiani del sistema energetico. E quindi andiamo a stimolare il sistema energetico mentre sei focalizzata sull'emozione, quello che provi, devi raccontare quello che provi, anche se ho perso questa persona e tu devi dire o mia nonna, mio padre, mia figlia, mio figlio. E sento ancora un grande vuoto, un grande dolore. Ma nonostante questo, io mi apro alla possibilità di accettare questa perdita. Anche se, ripetiamo 3 volte, provo ancora un forte dolore, un senso di abbandono, una forte tristezza, delusione, definisci la tua emozione. Verso questa perdita di mia nonna, mio padre, mia figlia, mio marito, mia moglie. Ma nonostante questo, io mi apro alla possibilità di trasformarlo. Anche se soffro ancora per la perdita di, provo un senso di solitudine, di delusione, di abbandono, dipende chiaramente da quanto tempo e in che fase vi trovate dell'elaborazione del lutto. Ma nonostante questo, mi apro alla possibilità di ritrovare me stessa e una nuova vitalità. Questa perdita, questo dolore,
questa tristezza profonda, questo dolore, questo senso di ingiustizia potrebbe essere per te, Lauretta, se abbiamo perso dei figli, comunque delle persone giovani. Questo dolore. Questo senso di perdita profondo, questo vuoto sotto il seno, questo vuoto, questa può essere delusione sotto l'ascella, questa tristezza profonda, questo senso di abbandono, questo senso di abbandono. Questo vuoto profondo, angolo dell'unghia, questo vuoto lacerante, angolo dell'unghia, questo vuoto insopportabile, questa profonda mancanza. Salto l'anulare perché lo faccio dopo, questa profonda mancanza. Qui facciamo il meridiano dell'anulare. Questa profonda mancanza, questo dolore, questo senso di solitudine, questa mancanza di mio padre, mia nonna, mia figlia, questo dolore profondo, ma mi apro alla possibilità di trasformarlo. Questo è un primo giro. Adesso chiudiamo un attimo gli occhi. Apro il respiro diaframmatico. Ascolta le sensazioni fisiche, come scorre l'energia, che emozione è emersa adesso. Anche se abbiamo fatto solo un primo giro per iniziare ad entrare anche in questo tema. Ascolta mentre respiri profondo. Cosa senti ora nel corpo? Che vibrazione c'è? Che formicolio? Può essere anche un disturbo, nausea, mal di testa. Katia, ben trovata, grazie a te. Allora, ascolta adesso le sensazioni fisiche. Se si è aperta un'emozione forte, scrivila, così ci picchiettiamo e posso mirare per ognuno di voi i giri di EFT. Se mi scrivete come state adesso, come è stato questo giro, qual è stata, Patrizia, buonasera, la parola che vi ha colpito di più in questo giro che abbiamo fatto generale sul lutto. Bevete acqua. Questa sera trattiamo questo tema forte, ok? La mancanza di una persona cara, la perdita di una persona cara. A volte ci possiamo mettere anni per lasciare andare una persona. Forte tristezza, dice Alice. Ok, da 0 a 10, immagino che stai tra l'8 e il 10, Alice. Adesso allora facciamo un giro. Adesso dedico un giro per Alice e tu puoi fare lo stesso per te. Ok? Anche se adesso provo una forte tristezza che faccio fatica a sostenere, una forte tristezza per la mancanza di mia nonna, mi aveva detto Alice, non ricordo, ma nonostante questo mi apro alla possibilità di sentire questa persona, la presenza di questa persona nel mio cuore, anche se provo una profonda tristezza. Anche se sento una profonda mancanza di questo affetto, mi apro alla possibilità di integrarlo nel mio cuore. Forte, ok, Lauretta, tu picchietta adesso sul tuo mal di testa intanto, eh? Anche se groppo in gola, ok, batti, adesso faccio la tristezza per Alice. Provo questa profonda tristezza. Questo senso forte di mancanza, questo dolore, ma mi apre la possibilità di trasformarlo in vita viva. Questa profonda tristezza, tu Lauretta fai per il mal di testa, questa profonda tristezza, rimanete focalizzati su quello che dite, questa profonda tristezza, questa tristezza molto forte. Questa tristezza, questa
Questa mancanza che sento nel mio cuore, questa mancanza che sento nella mia vita, questa profonda tristezza, questo profonda tristezza. Mi sento triste, sento forte la mancanza di questa profonda tristezza, queste lacrime che scendono, questo mio cuore triste, questo dolore che sento, questa tristezza profonda, ma mi apro alla possibilità di trasformarla. Mi apro alla possibilità di sentire mia nonna, mio padre, mia madre nel mio cuore. Per quello che è possibile ora, lascio spazio alla gioia. Questa tristezza, queste lacrime, questa profonda tristezza, che con i suoi tempi scelgo di trasformare. E di nuovo chiudo gli occhi, respiro, ascolto le sensazioni fisiche che provi ora. Come è stato Alice? Senti a che punto sei di questa tristezza? Lauretta, come va? Tiziana, possibilità. Ha colpito questa parola, Tiziana. Patti Patrizia dice formicolio in tutto il corpo, groppo in gola e tanta emozione. Allora, fammi sapere Patti com'è andata, com'è andato questo giro, se questo groppo in gola è riuscito in qualche modo a smuoversi. Lauretta, come va con il mal di testa? Fatemi sapere come state, bevete acqua. È importante in questa tecnica bere acqua per far fluire l'energia, le emozioni, le tossine energetiche anche, che tratteniamo nel corpo energetico. Ora lacrime. Ok, lascia fluire queste lacrime che lavano. Come state? Lauretta, come va il mal di testa? Possiamo fare anche un giro specifico sul mal di testa. Allora, in base diciamo alla fase in cui vi trovate dell'elaborazione del lutto, ci può essere anche rabbia, può emergere nel tempo anche rabbia verso la persona che se n'è andata, perché possiamo provare un senso di ingiustizia. Solitamente sulle cinque fasi del lutto è la seconda, quella della rabbia, però può emergere anche dopo un certo tempo. Wow, Patti, si è trasformato in arcobaleno questo groppo in gola. Ottimo. Complimenti, fantastico. Lauretta, ho pianto a dirotto, ma ho ancora mal di testa. Ok, andiamo su questo mal di testa, Lauretta. Iniziamo direttamente dalla testa. Questo mal di testa. Tu, Alice, fai queste lacrime. Descrivete adesso le sensazioni che provate. Ognuno le sue. Questo mal di testa. Questo mal di testa. Questo mal di testa, misura questo mal di testa, Lauretta, da 0 a 10, quanto è forte. Alice, ho la foto con me qui. Ok. Questo mal di testa. Questo mal di testa. Queste lacrime che sono uscite a dirotto. Questo mal di testa. Mal di testa è un'energia che ha bisogno di uscire. Questo mal di testa, qualcosa che era trattenuto. Questo mal di testa. Questo pianto a dirotto. Questo mal di testa. Intanto Alice, che hai la foto lì con te, puoi picchiettarti e dire quello che vorresti dire a tua nonna, mi sembra, scusate se sbaglio. Mentre ti picchietti, questo mal di testa,
Questo pianto ha dirotto. Questo mal di testa. Questo pianto ha dirotto. Questa perdita. Questa profonda perdita. Questo mal di testa. Mi apre la possibilità di far fluire l'energia in me. Mi apro alla possibilità di lasciare andare ciò che vuole lasciare andare. Questo mal di testa. Questo mal di testa. Mi apro alla possibilità di far fluire l'energia. Chiudo gli occhi, respiro profondo. Lascio andare e ascolto adesso cosa circola, come circola questa energia, che cosa accade ora dentro di me. Fammi sapere come va Lauretta, come state Tiziana, fatemi sapere come state. Quello che ho notato nella mia esperienza riguardo i lutti e le perdite è che, ahimè, oltre al dolore umano, sano anche che c'è perché è umano, si vanno ad accumulare degli irrisolti, anche della relazione con quella persona che se n'è andata. Irrisolti che non erano stati prima affrontati, trattati, e quindi per molte persone l'elaborazione di un lutto diventa una situazione veramente grande, ingigantita da situazioni passate che non sono state affrontate, che non sono state sviscerate insieme all'altro, e quindi rimangono molti non detti, molte situazioni bloccate dentro. Ed ecco che un lutto può anche procedere per anni e anni, anche se generalmente si dice per 9 mesi, un anno circa, ma a mio avviso questi tempi sono un po' troppo forfettari, insomma, perché appunto in base a com'era la relazione con l'altro, poi si va a chiudere, si va a gestire questa chiusura in maniera anche più dolorosa del dovuto, perché non è stato chiarito, perché tante cose non sono state dette. Allora, energia fluida, dice Patti, commozione positiva senza rabbia. Ok. E Lauretta, come stai? Alice, come state? Quindi è importante distinguere e discernere le situazioni, ok? Quindi che cosa c'è ancora che ho bisogno di comunicare? Quando mi dicono ma oramai la persona se n'è andata, è deceduta, no, si può risolvere perché quella persona è nel nostro cuore, quindi io posso comunicare ancora con quell'anima che ha scelto di andare in un'altra dimensione. Io posso continuare a comunicare, e quindi abbiamo la scrittura, abbiamo sì anche un pensiero immaginativo, no? Immaginare di comunicare con la persona. La scrittura la suggerisco spesso perché comunque va a liberare, a sciogliere, dire tutto quello che ancora non sono riuscita a dire. È possibile, insomma, comunque richiudere delle situazioni anche se la persona non c'è più. Allora, Alice dice: sono passati 7 anni, sono stata in un ospedale psichiatrico per mia nonna, mi manca da morire ogni giorno, adesso mi manca bere il caffè con lei. Oh, ok, allora può essere Alice che tu abbia un contratto particolare con quest'anima di tua nonna, che abbia toccato dentro di te un tassello, ok? Come se la morte di tua nonna fosse stata una goccia che ha fatto traboccare un vaso, ma pieno di altre cose, non solo della mancanza di tua nonna. Mi fai pensare che tu in questo rapporto, in questa mancanza con tua nonna, ci vai a mettere altro che appartiene ad altro. Ok? Lauretta, commozione con tanta ansia. Ok, tratteremo un po' di ansia. Alice, vorrei che entrasse nei miei sogni. Lei c'è ancora. Sì, è una persona sicuramente importante per te, ma lascia fluire, non forzare i processi, lascia le anime, vanno lasciate in pace, vanno rispettati i processi
di partita, la scelta dell'altro di andarsene come ha desiderato andarsene, quando ha desiderato andarsene, è da rispettare perché una persona può andarsene scegliendo una malattia, scegliendo un incidente, qualsiasi cosa, ma è l'anima che sceglie, dobbiamo sempre ricordare questo. Non dobbiamo incatenare le anime, non dobbiamo trattenerle qui, dobbiamo rispettare il viaggio dell'altro. Sia che una persona ci possa lasciare perché si chiude una relazione e ci lascia ma rimane ancora qui incarnata, sia che una persona ci lasci e decida di lasciare il corpo, di morire e di andarsene in un'altra dimensione. Il rispetto è una forma di amore molto profondo, molto forte e importante da consapevolizzare perché facciamo tanta fatica, perché purtroppo ci attacchiamo agli altri, ci attacchiamo alle relazioni, ci attacchiamo agli affetti e non le lasciamo andare. Invece il rispetto della libertà dell'altro è fondamentale per la nostra salute, per la salute dell'altro, per la salute della relazione. Quindi se quest'anima se n'è voluta andare, come ha meglio creduto, dobbiamo rispettare la sua scelta. Poi dice Alice, però guardando la foto mi manca l'aria e non so, e non sono arrabbiata con me stessa. Ok, ma io credo che con tua nonna abbia poco a che fare, Alice. Questo è una tua memoria, mi fa pensare questo. Allora, Patty dice, Patty Patrizia, mio padre si è suicidato proclamando la sua innocenza, nella quale nessuno ha mai creduto. Rapporto molto conflittuale e violento. Per questo non capisco perché ultimamente lo sogno continuamente, come fosse vivo. Ok, forse ti vuole comunicare qualcosa. Allora, che cosa è importante nei sogni? Devi considerare come stai tu. L'emozione che provi nei sogni, anche nei sogni le emozioni sono fondamentali perché ti dicono il significato del sogno. Che sapore aveva questo sogno? La presenza di tuo padre Patti nel sogno, come ti faceva sentire? Se stavi bene, che eri contenta, allora è probabile che anche lui sta bene ed è contento, come se fosse vivo. Quindi devi sentire come ti fa stare questa cosa. E devi osservare, Patti Patrizia, se tu hai accettato la scelta di tuo padre di andarsene in questo modo, perché è una scelta. Allora, rapporto molto conflittuale e violento, quindi tu potresti lavorare, Patrizia, ancora sugli irrisolti con tuo padre, dove ancora non lo hai perdonato, al di là di come se n'è andato, ma quando era in vita, che cosa non gli hai perdonato ancora? Fabiana, buonasera, grazie. Allora, Patrizia Meli dice: non è facile lasciare andare, ma è giusto avere rispetto per ogni scelta. È vero che non è facile, stiamo qui a lavorare su questo, siamo esseri umani, quindi riconosciamo l'attaccamento che abbiamo ancora con l'altro perché dobbiamo osservare, e qui ti do una dritta importante, qual è il vantaggio secondario? Cioè, perché non lo lascio ancora andare? A che cosa mi serve questo attaccamento? Dov'è l'attaccamento? Perché magari quella figura per me mi dava un senso di protezione, perché mi faceva sentire sicura. Qual è la difficoltà a lasciare andare? Cosa accade se io lascio andare veramente? Mi sento più vuota, mi sento più sola? Che succede? Dobbiamo sempre riconoscere le motivazioni e lo scopo per cui non lascio andare ancora quella persona. Cosa mi serve? Come se magari mi sento meno amata? Come se non ci fosse un'altra persona a farmi sentire quell'amore? E quindi la domanda è: perché io mi sento vuota? La sorgente di vita dentro di me non riesce a farmi sentire quell'amore? Perché noi purtroppo, ma è umano, ripeto, lo facciamo tutti, attribuiamo all'altro la sorgente dell'amore, cioè come se identifichiamo l'amore inteso proprio come l'amore eterno, l'amore totale, globale, come se fosse solo quella persona a farmelo sentire. Questo è l'errore che facciamo, cioè andiamo ad umanizzare l'amore, andiamo a contestualizzare l'amore in un'anagrafica, in un nome e cognome o in un contenitore relazionale, il mio partner o mio figlio o mio padre o mia madre.
L'amore è una dimensione, è uno stato di coscienza, dobbiamo sempre ricordare questo. E attraverso gli altri possiamo sentirlo di più, sì, ma prima mi devo ricordare che io non sono vuota, cioè che c'è dentro di me questa informazione dell'amore multidimensionale, dell'amore eterno, che io sono immersa in un oceano di amore cosmico. Questo me lo devo sempre ricordare. Allora, Patti mi risponde: per anni io l'ho odiato, poi lavorando su me stessa ho perdonato. Buon lavoro. L'ho fatto per me, per amore di me stessa. Sì, perché quando odiamo stiamo male noi. Allora, Alice, non riesco più a sognarla. Accetta che non riesci più a sognarla. Qual è il problema? Perché pensi di averla vicina soltanto attraverso il sogno e non un ricordo e non un pensiero? Di sentirla nel tuo cuore. Chi amiamo lo portiamo nel cuore. Questa è la cosa più importante. Sta già nel nostro cuore chi amiamo. Questo è fondamentale. È lì che devi ritornare, Alice, nel tuo cuore. È lì tua nonna, è un pezzo del tuo DNA comunque. È lì. Ok, non sperare nel sogno, lascia fluire i tuoi sogni, lascia fare il tuo spirito e il tuo inconscio. Fabiana, allora, io continuavo a vivere mia mamma da 6 anni nei sogni come se fosse viva. Io continuo a pensare a lei, a parlarci anche di giorno, le chiedo consiglio come se fosse qui. Poi lei trova il modo di darmi risposta. Fantastico, Fabiana. Quindi in questo caso, vedi, la persona cara diventa anche una guida. Può essere anche questo. Non è necessario che sia questo, ma nel caso di Fabiana, grazie alla tua testimonianza, lei ci dice che è questo. Può diventare anche una guida, un angelo, diciamo, la persona cara. Ma senza che questo sia però bramato, senza che questo sia forzato. Io credo che per Fabiana sia stato un processo naturale. Magari lei avrà fatto richiesta, può essere alla mamma, però è accaduto, accadono le cose. E i nostri cari, non è detto che, diciamo, ci debbano dare dei segnali per forza, chissà quanto specifici o chiari. Sono presenze che ci sono comunque accanto e magari noi non sappiamo neanche la modalità che hanno scelto per starci accanto. Agiscono magari comunque a nostra insaputa. Lauretta, vorrei tanto sapere con la scrittura per sapere come sta la mia bambina morta a 3 anni, con un bruttissimo male, con tantissimi dolori. Non riesco a stare bene perché vorrei sapere come sta, ma mi viene da dirti, Lauretta, che lei è un angelo, che lei ha già riequilibrato, le sue esistenze, lei ha già portato equilibrio nella sua vita. E se mi avvicina, certo che ti avvicina, mi manca tantissimo, anche se so. Sono passati anni, la vorrei tanto vedere in un sogno, ma non mi è successo. Allora, la perdita di un figlio è una delle perdite più terribili che si possano vivere in questa esistenza. Ne so qualcosa anche io. E è un dolore con il quale ci devi convivere, perché in qualche modo te lo porti nel tempo, però si può trasformare. Allora, la tua bambina, Lauretta, è un angelo che ti ha accanto. Io mi sento di dirti questo. Io non vedo le presenze, non ho contatto con i trapassati, non è un canale che mi appartiene. Però, così di istinto mi viene da dirti questo. Lei ti avvicina e ti protegge. E il lavoro che devi fare, che dobbiamo fare noi mamme che abbiamo perso il nostro figlio, è quello di sciogliere sempre di più questo dolore, perché per te deve diventare luce. Mio figlio che ho perso prima di partorire, dovevo partorire, per me è stata una luce, è stato un angelo che è arrivato nella mia vita e dopo che è arrivato, cioè è stata una bomba atomica per me la perdita di mio figlio. E io ringrazio, ringrazio, come anima io lo so che ho scelto questa esperienza e lui ha scelto questo per me e lo abbiamo scelto insieme, perché le anime si scelgono. E scegliamo le esperienze da fare insieme ai nostri figli, ai nostri partner, ai nostri genitori, tutto scegliamo. Quindi in questo caso, Lauretta, la tua bambina ti ha portato un messaggio e tu devi cogliere qual è l'insegnamento della sua mancanza. Che cosa hai imparato con la sua dipartita? Cosa hai imparato attraverso quelle cose? Ti ha insegnato l'esperienza con la tua bambina, Lauretta? Qui che devi fare forse il lavoro. E chiaro, ripeto, la morte di un figlio non si supera così. Però
però può essere luce da rivedere nella propria vita, cioè deve essere una scintilla di luce che ci illumina nella nostra vita. E se non è stata in sogno, non ti preoccupare, è con te comunque. Patti, allora, non positivo, provavo le stesse emozioni di paura di quando ero vivo. Ok, Patti, allora vuol dire che devi risolvere delle questioni ancora con tuo padre, ok? Perché il sogno ti ha portato questa indicazione. Patrizia Mary, io lascio andare proprio perché amo tanto l'altra persona. Esatto, l'amore ci insegna a lasciare andare. Una forma alta d'amore è quella di saper lasciare andare l'altro. È veramente questo, sì. Perché l'unità che sentiamo con l'altro va al di là della fisicità. Perché noi in realtà siamo tutti connessi come anime, come mente e spirito. Siamo connessi ed è lì che dobbiamo arrivare a sentirlo nel cuore questa connessione. È da qui che possiamo lasciare andare l'altro nella sua forma fisica e storico-anagrafica. È da lì che possiamo lasciare andare l'altro, perché lo portiamo nel cuore, l'amore ci permette di fare questo salto. Con i nostri tempi, chiaro, non tutti siamo pronti a fare, con i nostri tempi, passo dopo passo, senza forzare niente. Allora, Fabiana, inizialmente mi sono chiesta se la trattenessi per un mio egoismo, brava. Dopo una costellazione familiare, mia mamma mi ha chiesto perdonami e da allora ho sentito lei ovunque, meraviglioso, meraviglioso Fabiana, grazie. È vero perché noi a volte possiamo pretendere di ricevere in sogno la persona cara o che ci dia segnali per puro egoismo, perché ci sentiamo appunto bambini piccoli da dover essere protetti, perché non lo facciamo da soli ancora, da ricevere attenzioni, ok? Può essere che derivi dall'egoismo e quindi ti devi chiedere. Non lascio andare la persona cara perché è il mio bambino interiore che è bisognoso ancora e quindi ancora più è egoico questo bisogno. Devi distinguere questo. Patti Patrizia, probabilmente torna in sogno con emozioni negative perché sto affrontando situazioni difficili. Può anche essere questo, sì. Magari lui lo è perché lui forse lo ha identificato ancora, è rimasto ancora identificato con le emozioni negative e non lo hai trasformato in luce. Amore li è libertà, sì, esatto, Patrizia. Alice Colombo, ah, no, certo sono pienamente d'accordo con te, comunque anche un senso di paura a guardare la foto, come mai? Interessante, picchiettiamo su questa paura adesso. Patrizia Miozzi, ciao, ciao cara, ben trovata. Katia. Grazie, grazie Katia, grazie a te. Allora, Patrizia Miozzi, comunque è possibile sciogliere i sospesi con i nostri genitori se sono mancati? Sì, assolutamente sì, perché siamo tutti connessi. Le nostre anime sono tutte connesse. Dobbiamo sempre ricordare che questa terza dimensione, questo corpo fisico, è una forte, come diceva Einstein, questa terza dimensione è una illusione persistente. Anche perché se a livello proprio biologico, a livello chimico, entriamo nel profondo, nel microsistema, nel microcosmo, noi osserviamo che i nostri atomi, cioè che non c'è separazione tra l'atomo, metti qui l'atomo del carbonio, e l'atomo dell'azoto, dell'aria o dell'idrogeno, dell'ossigeno, cioè è tutto connesso come i colori dell'arcobaleno. Non c'è una separazione fissa tra il rosso, l'arancio, il giallo, mica c'è una separazione netta. È tutto fluido e così in realtà siamo noi, sono le dimensioni e la comunicazione con le anime. Ok, allora facciamo adesso un giro per la paura di Alice nel guardare la foto della nonna. Questa paura, comunque, prendi adesso se hai tu una forma di paura. Ok, riferita a una persona cara, perché possiamo anche aver paura di lasciare andare il dolore, perché nel dolore a volte ci identifichiamo, ci protegge, ci tutela da altro. Anche se, Alice, vai, ho paura di guardare questa foto di mia nonna, non so perché, ma mi sento come se avessi timore, un timore sconosciuto, ma nonostante questo, io scelgo di perdonarmi, anche se provo paura nel guardare la foto di mia nonna. Faccio fatica a lasciarla andare, mia nonna. È da tanto tempo che ancora la devo lasciare andare.
ma nonostante questo mi apro alla possibilità di evolvere. Anche se provo paura nel guardare la foto di mia nonna, forse è la mia paura di crescere, di restare da sola, forse per me lei è stata un riferimento più forte anche di mia madre. E magari chiudere con lei vorrebbe dire restare da sola e sentirmi piccola. Ma nonostante questo, mi apro alla possibilità di amare maggiormente me stessa e di sentire che io sono il primo sostegno per me stessa. Questa paura, picchiettate anche per altre cose che provate adesso voi, eh? Io mi sto focalizzando sulla paura di Alice. Questa paura di guardare la foto di mia nonna. Questa paura. Questa paura di guardare la foto di mia nonna. Paura di sentirmi sola. Paura di lasciarla andare veramente. Ho paura di essere sola senza la memoria di mia nonna. Senza l'attaccamento verso mia nonna. Questa paura che provo adesso, questa paura nel lasciare andare mia nonna, questa paura, vedi che paura è per te Alice, se si è manifestata in modo più chiaro adesso, questa paura, ho paura di rimanere da sola, ho paura di restare da sola. Questa paura nel guardare la foto di mia nonna. Questa paura, buonasera, adesso ti leggo. Questa paura. Mi apro alla possibilità di trasformarla. Mi apro alla possibilità di vedere luce al posto di questa paura. Chiudo gli occhi, respiro, ascolto le sensazioni fisiche. Bevete acqua mentre facciamo EFT. Senti com'è ora Alice. Allora, Patrizia, come posso mettermi in contatto con i miei genitori per sciogliere ciò che mi ha ferito nell'infanzia? Per non restare nei vecchi meccanismi. Allora, in questo caso, Patrizia, non sono tanto i tuoi genitori, ma il tuo bambino, la tua bambina interiore che è ancora bloccata nei suoi traumi, nella mancanza d'amore che ha vissuto. Vai a decifrare quali sono queste ferite della tua infanzia. Scrivimi una ferita della tua infanzia, come ti sei sentita? Qual è stato il dolore più forte? L'assenza dei tuoi, quindi l'abbandono? Non hai ricevuto attenzioni, non c'è stata sensibilità, sei stata trattata male, sei stata trattata con superficialità, non ti hanno considerato, ti sei sentita invisibile? Qual è stata la ferita? Vai a decifrare la ferita, perché dobbiamo lavorare sul tuo bambino interiore. Maria, buonasera, ecco se sì, sei arrivata, ma ci sono. Mary, buonasera. Ok, stiamo trattando la perdita di una persona cara con la tecnica EFT. Allora, ok, Patrizia, bene, quindi è riuscita a decifrare la ferita più forte adesso che non si è sentita vista. Abbandono. Ok, tremori, freddo e formicolio. Ok, Alice, va bene. Picchietta su questi tremori, adesso io parto, anzi fai questo Alice, facciamolo tutti adesso, la ferita dell'abbandono ci appartiene proprio, come genere umano, perché già il bambino che nasce, viene al mondo, si sente abbandonato, quindi è qualcosa che abbiamo insomma nel cervello antico e nelle tracce del DNA umano proprio, come genere umano, quindi facciamo questa ferita di abbandono, anche se questa la facciamo tutti, un giro che non ci fa mai male. Mi sono sentita abbandonata dai miei genitori. O tu fallo per magari un partner, per un'altra persona cara, che magari è in vita ma ti ha lasciato, perché possiamo vivere sempre situazioni di lutto anche se
anche quando siamo stati lasciati, la persona però comunque ancora è qui, solo che non c'è più contatto. Anche se mi sono sentita abbandonata dai miei genitori e la mia bambina è ancora sofferente, ma nonostante questo, io mi apro alla possibilità di portare il giusto supporto. Anche se mi sono sentita abbandonata da, tu aggiungi, non mi sono sentita vista dai miei genitori, ma nonostante questo mi apro la possibilità di perdonarli. Anche se fate quello che faccio io se ci sono dei nuovi e ripetete dopo di me, o mentalmente se non ce la fai a ripetere a voce udibile. Anche se mi sono sentita abbandonata, non considerata, non vista. Ma nonostante questo mi apro la possibilità di perdonare i miei genitori. Allora. Rosanna, fai su questo intanto. Sto leggendo un attimo Rosanna. Allora, questo abbandono. Io non voglio vedere le foto di mio papà prima di andarsene. Ho una foto in vista di lui, di quando era giovane. Ok. Picchietta su questo, Rosanna, che non vuoi vedere le foto di tuo padre prima che se ne andasse. Questo abbandono, questo abbandono. Mi sono sentita abbandonata sin dall'infanzia. Non mi sono sentita considerata. Non mi sono sentita vista dai miei genitori. Ero quasi invisibile. Non mi sono sentita vista. Mi sono sentita abbandonata. Lasciata sola. Non mi sono sentita vista. Questo abbandono. La mia bambina interiore si sente ancora abbandonata. Questo abbandono. Non riesco a perdonare i miei genitori. Non riesco a perdonare i miei genitori. Il vuoto che hanno lasciato è ancora molto grande. Mi sento arrabbiata. Se c'è rabbia, Patrizia, esprimila. Mi sento quasi arrabbiata con loro. Profondo senso di ingiustizia. Profondo senso di ingiustizia per non essermi sentita vista. Questa ferita di abbandono. Questa mancanza di amore da parte dei miei genitori, questa mancanza di attenzioni. Ma mi apro alla possibilità di trasformare questa ferita. Mi apro alla possibilità di perdonare i miei genitori con i miei tempi. Chiudo gli occhi, respiro, aria nella pancia. Rilassa le spalle, i muscoli del viso, senti com'è per te ora, come circola l'energia. Bevete acqua. Com'è stato questo giro, Patrizia? Che cosa ti ha colpito di quello che abbiamo detto? Io dico delle cose, ma chiaramente poi ognuno deve calibrare su di sé e vedere quanto corrisponde quello che in quel momento mi viene da dire, perché nel giro di Patrizia ho accennato alla rabbia. Non so se è emersa oppure no. Scendono un sacco di lacrime. Falle scendere, Patrizia, la tua bambina che ti sta richiamando l'attenzione. Falle scendere. Sì, sei stata sola. Sì, questo senso di solitudine. Allora, falle scendere e picchietta. Adesso riparto con un altro giro per Rosanna, che non vuole vedere le foto di suo padre di quando era più adulto, come se non accetti un grande peso e blocco nel cuore. Ok, picchietta su questo è un grande peso. Questo blocco nel cuore, sì, ingiustizia è arrivata, eccola infatti. Picchiettaci adesso, Patrizia, questa ingiustizia, questo peso. Probabilmente c'è della rabbia che deve salire ancora, Patrizia? Perché da come mi hai parlato è come se tu non ci avessi ancora mai messo mano. Né sulla tua bambina, né sul lasciare andare i tuoi genitori.
questo grande peso, fai questo adesso, questo blocco nel cuore, questo forte senso di ingiustizia, di essere lasciata sola. Mi sono sentita lasciata sola. Questo grande peso, questo blocco. Allora, Rosanna, sei pronta? Adesso slittiamo, slitto su di te. Tu continua con le tue parole, quelle che hai scritto, Patrizia, e ripeti quelle. Allora, mi rifiuto di vedere la foto di mio padre quando era. Sì, Alice, brava, vai a riposare perché è stanca, eh? Ma possiamo cambiare discorso fra un po', eh? Comunque, possiamo anche virare. Se volete, se avete un altro tema, un qualcos'altro, scrivete, da trattare con FT. Allora, Patrizia, Rosanna, mi rifiuto di guardare le foto di mio padre quando era più adulto. Ancora non lo accetto. Non accetto mio padre. Non accetto mio padre. Non accetto di vedere le sue foto prima che se ne andasse. O non accetti il fatto che se ne sia andato? Adesso non mi ricordo se eri tu, Rosanna, che era suicida tuo padre. Perdon, scusate, ma mi si imbroglia un po' di carte e mi dimentico dopo. Non accetto di guardare le foto di mio padre. Rimani focalizzata su queste parole comunque. Non accetto di guardare le foto di mio padre. Mi rifiuto di guardarle. Accetto solo quelle di quando era giovane. Accetto, non accetto di vedere mio padre nelle foto più recenti. Questo blocco, questo rifiuto di vedere le foto ultime di mio padre. Allora, libera mai, buonasera. Questo rifiuto di guardare le foto. Non diciamo, non dovrei, perché le emozioni in realtà quando arrivano hanno bisogno del loro spazio. Ok, non posso dire non devo arrabbiarmi, non è giusto che io mi arrabbi per quello che è accaduto. Se provo rabbia, provo rabbia, la devo accettare. Quindi, se provo rabbia, vuol dire che ancora c'è un irrisolto, che devo sistemare qualcosa. Quindi, mancanza di rispetto. Quindi, grazie per questo, insomma, tema comunque che possiamo introdurre. Eccola, Patrizia, abbiamo aperto un vaso. Sì, picchietta, Patrizia, su questo odio, vai avanti, eh. Mancanza di rispetto, guarda, Libera Mind ci ha dato proprio un altro canale, un altro tema. Adesso facciamo questo, la mancanza di rispetto. Quindi, picchietta sulla rabbia, eh? Odio, parla di odio, Patrizia, mentre picchietti. Allora, adesso facciamo invece per la rabbia, quindi andiamo avanti. La rabbia per la mancanza di rispetto, perché chi ci ha lasciati in qualche modo o che è ancora qui in terra. E se proviamo rabbia, abbiamo diritto di provare rabbia, cioè legittimate le vostre emozioni, eh? Non le castriamo le emozioni perché sennò stiamo male. Ricordiamoci sempre che le emozioni sono dei segnali, delle spie di allarme, come le spie della macchina quando manca l'olio, che fa la macchina? Si accende la spia. È negativo che si accende la spia? No, è utile. Quindi è utile, né negativo né positivo, c'è questo adesso. Devi legittimare quello che senti senza sentirti in colpa. Non serve la colpa. Serve che tu ti appropri delle tue emozioni e ti rendi responsabile di quello che provi il 100%. Adesso provo questo e accetta. Quindi, anche se provo tanta rabbia e odio per le mancanze di rispetto che ho vissuto e non riesco ancora a mandarle giù, non accetto ancora quello che è successo. Ma nonostante questo, mi apro la possibilità di perdonare. Anche se ancora provo molta rabbia, odio, frustrazione, senso di ingiustizia per quello che è accaduto, per quello che mi è mancato, per il rispetto negato. Ma nonostante questo, mi apro la possibilità di trasformare
In luce. Anche se c'è tanta rabbia, c'è ancora odio, c'è ancora frustrazione per la mancanza di rispetto che ho vissuto, per come sono stata trattata, trattato, ma nonostante questo mi apro alla possibilità di trasformare questa rabbia in pura luce. Questa rabbia, questo senso di ingiustizia, queste mancanze di rispetto, queste mancanze di rispetto che ancora non ho superato, queste mancanze di rispetto, questa ingiustizia, questo odio. Ha il diritto anche di parlare di odio, eh? Sappiamo che è una parola molto forte, ma se ti viene da dirla, la devi dire e ci picchietti. Quindi non devi fare sconti alle emozioni, lascia fuori quello che deve uscire, lascialo uscire. Questa mancanza di rispetto, questa rabbia, questa rabbia. Questo odio. Non mi sono sentito rispettato. Non mi sono sentita rispettata. Questa mancanza di rispetto. Questa mancanza di rispetto. Questa mancanza di rispetto. Questa rabbia e frustrazione. Non sono disposta a perdonare i miei genitori, mio padre, mia madre, di chi? Non sono disposta a perdonare, non ce la faccio a perdonare ancora. Non sono pronta a perdonarli. Non sono pronta a perdonare quello che è successo. Non sono pronta a perdonare. Ma mi apro alla possibilità di accettare ancora queste emozioni che sto provando. Chiudo gli occhi, respiro, espiro con la bocca, inspiro con il naso, sento come circola ora l'energia, come stai. Come state? Fammi sapere com'è andata Patrizia, Libera Mind, Rosanna. Questa è una tecnica che spompa, ragazzi, cioè questa è veramente stanca, stanca, ti devi riposare. Dopo l'EFT è necessario il riposo, bere molto, ascoltare le sensazioni fisiche è fondamentale, quindi ci può essere nausea, ci può essere mal di testa, esce tanta rabbia. Ottimo, ottimo lavoro Patrizia. Vai, continua a picchiettare. Quando emerge, perché EFT a volte è come aprire un vaso, ok? Ci permette di aprire un vaso su situazioni come ad esempio Patrizia in questo caso, che avevo percepito che era un po' le prime volte che metteva le mani su questo tema. E sì, mi hanno ucciso, sì, Patrizia, sei estremamente ferita. E quindi quando è così che siamo un po' vergini in questi territori psichici, allora ci può essere un'esplosione di emozioni. Io sentivo Patrizia che sotto già arriva, boom, un vulcano che doveva uscire. Continua a picchiettare e quando emerge queste emozioni così forti, tu continua a picchiettare finché non si placano, non ti spaventare, non ti spaventare se c'è un'esplosione emotiva che non ti aspetti, continua a picchiettarci. Ok, quindi tu continua a picchiettare, Patrizia. Esce tanta rabbia. Ok, dopo FT mi sento bene sempre. Sì, aiuta a calmare, infatti, è così. Allora, Rosanna dice tristezza. Infatti, Patrizia, sotto alla rabbia, poi troverai la tristezza perché solitamente la rabbia è un'emozione secondaria, è un'emozione difensiva, è del senso di ingiustizia e sotto c'è la delusione profonda, sotto c'è quello che poi si prova nel lutto, che è l'ultimo stadio, che è proprio il toccare il fondo, ok? Toccare il fondo del dolore. Sì, brava, continua a picchiettare.
Allora, facciamo la tristezza per Osanna, facciamo un giro sulla tristezza. Questa tristezza, questa tristezza. Ora sento tristezza. E prova anche a verbalizzare, Rosanna, perché cosa senti questa tristezza adesso? Questa tristezza per come sono andate le cose, la tristezza perché ancora non riesci a risolvere questo rapporto con tuo padre. Questa tristezza. Questa tristezza. Questa tristezza. Puoi anche ripetere la stessa parola, ma l'importante è che non sia automatica, eh? Che tu senta quello che stai dicendo in quel momento, focalizzata lì, questa tristezza. Questa tristezza. Questa tristezza. Questa tristezza. Questa tristezza. Questa tristezza. Questa tristezza mi apro la possibilità di lasciarla andare. Mi apro la possibilità di farla fluire con i suoi tempi. Senza trattenere. Respiro e lascio andare, ascoltate com'è. Scusate che rispondo un attimino a questo messaggio. Intanto, se volete un altro tema, eccomi qua. Oh, lo sbadiglio. No, scusa. Cosa c'era di sbagliato in me? Ok, questa è la domanda che era emersa. Scusate, ho dovuto rispondere a un messaggio. Allora, cosa c'era di sbagliato in me? Allora, Patrizia, adesso ti do una lettura più metafisica, ok? Ti sposto un po' di livello perché è importante guardare i traumi e le ferite da più punti di vista, se no rimaniamo incastrati. Allora, la tua anima non ha scelto a caso questi genitori, Non li ha scelti a caso perché dovevi fare delle esperienze. Se ad esempio prendete il libro Anime Coraggiose di Robert Schwartz, lui racconta delle esperienze, delle interviste che ha fatto a diverse persone dove le ha, diciamo, accompagnate da queste medium che lui ha conosciuto e che riuscivano ad andare in Akasha a leggere i registri di queste anime, vedevano queste anime contrattare le esperienze di vita, perché noi contrattiamo le esperienze di questa esistenza, di ogni esistenza che abbiamo vissuto. E quindi questi tuoi genitori che ti hanno fatto sentire invisibile e abbandonata, probabilmente l'insegnamento è quello di ritrovare te stessa in questa vita, cioè di sentire che tu ci sei per te, di sentire che la vita ti ama, perché noi in fondo mica ci crediamo che la vita ci ama, non ci crediamo che siamo creature estremamente amate dall'universo, da ogni singola particella di questo universo, non ci crediamo. E allora dobbiamo, da quel dolore, dobbiamo recuperare il contatto con il nostro sé più profondo, con la nostra essenza, con la fonte della vita che zampilla dentro di noi. E quindi da quella esperienza profonda, da quel dolore, tu devi ritrovare te stessa. Questo è un po' un messaggio generale, ma guardate che io mi ritrovo a ritrovare sempre questi messaggi, da tutte le storie che ascolto dai miei assistiti. Cioè, noi viviamo esperienze di non amore fondamentalmente. Poi, siccome viviamo nel mondo delle forme, dei simboli, il non amore si esprime in tantissime esperienze traumatiche, ok? In tantissimi sensi di vuoto e di mancanze. Ognuno c'ha la sua storia, ma di tutte le storie che io ascolto, il cuore di tutto è non sentirmi amato. E noi stiamo male per questo. Anche disturbi fisici arrivano per questo, sono tutte mancanze di amore, tutte mancanze di amore. Si riassume in questo e noi siamo qui
In questa esistenza tutti noi siamo qui per godere dell'amore che siamo, perché noi siamo amore. E quindi dobbiamo consapevolizzare che siamo creature amate, ma che amiamo a nostra volta. Ed è questo quello che ci... E questa è la vita. E siamo qui per questo. Quindi, esatto, quindi non ti senti amata. Facciamo un giro su questo adesso, sulla difficoltà a sentirci amati. Partiamo direttamente dalla testa. Non mi sento amata. Misura da 0 a 10 quando in questo momento della tua vita non ti senti amato. Amata. Non mi sento amata. Facciamo un giro generale su questo. Non mi sento amata. Non mi sento amata. Non mi sento amata. Non mi sento amata. Non ci credo di poter essere amata. Non ci credo che dentro di me c'è la fonte dell'amore. Non ci credo che la vita mi ama. Non ci credo che sono amata dalla vita stessa. Non ci credo che in questo momento io sono immersa in un oceano di amore cosmico. Non ci credo. L'informazione di non essere amata è molto forte. Non mi sento amata. Non mi sento amato. Non mi sento amato. Non ci credo di meritare amore. Non ci credo al fatto di meritare attenzioni. O non credo al fatto di meritare di ricevere amore dalle mie relazioni. Non mi sento amata. Non mi sento amata nella mia vita. Mi sento sola, mi sento solo. Sento questo vuoto. Questa carenza, questo vuoto che poi andiamo a compensare con il fumo, con l'alcol, con il cibo, tutte le dipendenze che sono sempre legate alla mancanza d'amore. Non mi sento amata. Non mi sento amata. Qui facciamo più giri. Non ci credo che sono veramente amata dalla vita. Non mi sono sentito amato. Non mi sono sentito amato. Non mi sono sentita amata. Questa informazione di non amore, questa memoria di non amore, mi apro alla possibilità di lasciarla andare. Mi apro alla possibilità di ricevere e donare amore. Non mi sono sentito amato. Non mi sono sentita amata. Questa mancanza di amore, questo senso di solitudine, questo senso di vuoto. Non mi sono sentita amata. Non ci credo di meritare, ma non credo di meritare amore. Non sono degna di essere amata. Perché poi il messaggio che si registra sin da bambini è questo, che non sono degno di essere amato. Non sono degna di essere amata. Non mi sento degna di essere amata. Non mi sento degno di essere amato, ma mi apro alla possibilità di trasformare questa convinzione in pura luce. Chiudo gli occhi e lascio andare, ascolta le sensazioni fisiche. Bevi acqua. Come state? Come è andato questo giro? Questo è il giro dei giri. Cioè non sentirsi amati.
È il tema cruciale, fondamentale per me in questa, di ognuno di noi in questa esistenza, perché tutte le forme di insoddisfazione professionale, relazionale, familiare, sociale, nasce l'origine è quella, perché noi crediamo di essere separati dall'amore, dalla fonte della vita, dalla fonte, da sorgente d'amore, crediamo di essere separati. Questo è il famoso peccato originale, ok? Cioè la convinzione di essere separati dalla fonte della vita. Ma come dice nel libro Un Corso in Miracoli, le idee non lasciano mai la loro fonte. E pensiamo, guarda, questo te lo traduco proprio metaforicamente con l'immagine dell'albero. Pensa al frutto che è appeso all'albero, dentro ha i semi che sono i codici di origine dell'albero. Quando si stacca comunque il frutto perché è maturo, ritorna nella terra, il frutto si macera, i semi ridiscendono nella terra e si riparte con il ciclo della creazione e rigenerazione. Ok? Quindi vedete come non c'è la separazione, tutto è circolare in realtà. Il discorso del tempo lineare è illusorio. Tutto è circolare, l'amore è circolare. Ed ecco che, Carmelo, buonasera. Ed ecco che anche la natura stessa ci insegna questo, che non esiste la separazione. Allora, Libera dice, se uno si sente degno invece, quando ci sentiamo degni di essere amati, siamo noi prima di tutto persone che amiamo. Perché se mi sento degna di ricevere amore, lo do anche. Ricevere e donare è solo una separazione illusoria in questa dimensione, ma nella regione dello spirito è un'unica cosa. È come la porta, entro ed esco, no? Ma è l'uscio, cioè entrata e uscita è la stessa cosa. La discesa, la salita è la stessa cosa. Così, se mi sento degno, io so amare e so ricevere amore. Quindi vado a creare relazioni nella mia vita soddisfacenti, cioè reciproche, ma reciproche perché avvengono in maniera spontanea, dove nessuno deve chiedere niente, perché tutti danno. Questo accade quando mi sento degno di essere amato, cioè la vita, fluisco insieme alla vita, mi sento amata. Allora, ora non voglio dire che se accade comunque la perdita di una persona cara, io, siccome mi sento amato, non provo le emozioni. No, non sto dicendo questo. Mi sento amato è quel substrato che percepisco dentro di me, quella certezza, quel fondamento che sento dentro di me che non mi abbandona mai, nonostante io possa vivere nel mare quotidiano di questa esistenza situazioni un po' fluttuanti, ok? Situazioni anche emotivamente un po' provanti, perché se perdo una persona cara, insomma, ci mancherebbe che non mi viene da piangere, che non sia triste. Non vuol dire che non mi sento amato in questo, eh? Quindi riconosciamo le emozioni umane che comunque hanno il loro percorso e la loro presenza da legittimare. Ma nel profondo di me io sento questa certezza di essere amato. Se mi sento amato vuol dire che sto anche bene fisicamente, che godo di buona salute. Le mie cellule lo sanno, lo sentono che si sentono amati e solitamente attiro intorno a me persone che mi amano. Questo accade quando mi sento degno. Cioè tutto veramente insomma, è vissuto in maniera più lucida, più vivida, più vitale. Sento questo. Ciao Salvatrice, ben trovata. Allora Patrizia, desidero imparare a volermi bene ed essere nella gioia. Allora, quando viviamo situazioni traumatiche di non amore molto forte, che sono memorie che ancora teniamo dentro di noi, vuol dire che devo fare pulizia. Anche l'altro giorno una persona mi ha detto: come posso fare per amarmi di più? Allora, quello che c'è da fare è che tu ti devi liberare da quello che ti fa credere di non essere amabile. Questo è il lavoro, perché noi siamo già amore, è la nostra natura. Noi siamo amore, noi proveniamo dall'albero dell'amore e siamo già questo, non dobbiamo aggiungere amore alla nostra vita, dobbiamo solo togliere tutti gli ostacoli che ci fanno credere di essere separati dall'amore che siamo. Quindi è un lavoro in realtà di pulizia, imparare ad amare me stessa vuol dire che devo togliere dal mio mentale e dalla memoria emozionale tutte quelle convinzioni, quelle esperienze dolorose, quei traumi che mi hanno insegnato di non meritare amore. Ecco come si fa. Per
amare se stessi. Allora, il problema è nell'altro, però se io incontro persone che si amano poco ed entrano nella mia vita, vuol dire che comunque o mi devono tirare fuori per effetto risonanza, ricordiamoci sempre che noi siamo immersi in un universo che ha delle leggi, eh? Noi siamo il microcosmo e il macrocosmo e siamo la stessa cosa. Quindi se attraggo nella mia vita una persona che non si sa amare, che non si rispetta, o vuol dire che attraverso il mio equilibrio, magari gli devo insegnare qualcosa, ma non perché io direttamente vada a insegnare, ma perché magari ha bisogno di un mio sostegno, di una parola in quel momento, oppure perché tira fuori da dentro di me un tassello che risuona con il suo modo di non essere amato, ok? Va, mi spurga in qualche modo, mi tira fuori qualcosa, ci vado in risonanza e quindi mi tira fuori qualcosa dove vado a scoprire che anche io effettivamente non mi sento molto amato, perché il simile va col simile, quindi attenzione, gli altri ti dicono come stai, fai attenzione a chi attrai nella tua vita, perché ti dicono come stai. Magari c'hai 10 relazioni che funzionano dove ti senti bene e quell'una o due che ti creano un po' di instabilità, perché evidentemente ti porta a lavorare dentro di te su qualche aspetto. Va benissimo, è tutto perfetto in realtà, eh? Ciao Anna, ben trovata. Ok, quindi questo. Quindi il lavoro dell'amare se stessi riguarda Paola, ben trovata, non ti preoccupare, grazie comunque della tua presenza. L'amare se stessi è una forma di, cioè in realtà c'è da ripulirsi. Non dobbiamo aggiungere niente. È per questo che a volte le affermazioni positive, cosiddette positive, non mi piace questo termine, però che alcune affermazioni non funzionano perché prima dobbiamo fare pulizia, perché se dentro di me è forte la rabbia, è forte il senso di ingiustizia, è forte il non sentirmi degna di realizzarmi nelle relazioni, nel lavoro, in qualsiasi altra cosa. Allora devo lavorare lì, devo andare lì a sciogliere, a lasciare andare, a ciao Sabrina, a ripulirmi, ok? Quindi è fondamentale questo, per questo che l'EFT lo uso molto spesso all'inizio dei percorsi proprio per iniziare a fare pulizia, perché è fondamentale. E è importante che tu senta quello che emerge quando fai EFT. Perché a volte alcune persone hanno fretta di passare in positivo, ma attenzione perché se non ti sei ripulita bene, tanto prima o poi quello ritorna. Quindi non avere fretta di passare poi, perché EFT lo possiamo fare anche per rinforzare in positivo, ma se è più forte ancora l'informazione, diciamo, dolorosa, devi stare lì, ok? Con i tuoi tempi. Allora, per i traumi forti, in questo caso, guarda, Patrizia, puoi fare EFT anche 3 volte al giorno, magari 2 minuti, però farlo costantemente tutti i giorni su quella memoria, sul non sentirti degno, su quel dolore. Fallo tutti i giorni per 3, 4, anche 5 volte al giorno puoi fare EFT, però magari 2 minuti. Intanto dai l'informazione al sistema energetico di lasciare andare, ok? Così ti trovi il risultato fra qualche mese, un mese, non lo so, 2 mesi, questo è sempre soggettivo. Ti ritrovi fra un paio di mesi che sei più liberata. Quindi utilizzare EFT tutti i giorni, anche più volte al giorno, è un sistema che è stato visto molto efficace, essere molto efficace. Parti dalle mani, sì, parti dai punti, guarda, puoi partire anche dalla testa, ora non te la voglio fare complicata, basta che sei concentrata sull'emozione e parti da qui. E scendi e vai sui punti che abbiamo fatto. A parte che puoi rivedere la diretta che fra poco condividerò. Esatto, ci avviciniamo alla chiusura, siamo a 50. Come state? Come è stato oggi questo incontro? Scrivetemi un po', fatemi sapere come state. Mi piace quando condividete i vostri stati d'animo. Parti dalla testa, facciamo così, vai giù e ripeti quello che senti. Devi rimanere focalizzata su quello che senti quando fai EFT. Quello che ti arriva, fai fluire quello che arriva, ok? Come state? Come è andata stasera? Ah, un tema tosto, eh? Infatti ho visto come un pubblico ristretto perché giustamente
Insomma, già che è tosto di suo l'FT, più farlo insomma sul lutto e sulla perdita di persone care è tosta la cosa, la situazione. Patrizia, grazie a te, mi fa piacere che ti senti più sollevata. Una delle reazioni fisiche che potete avere è ad esempio anche il calore, può arrivare molto calore, oppure chi si sente infreddolito come prima Alice. Oppure tanti sbadigli vanno benissimo perché vuol dire che stai mollando il controllo. Ma tu continua a picchiettare se l'emozione è molto forte, ok? E riguardo il discorso, diciamo, di chi incontriamo nella nostra vita o delle scelte che fanno gli altri anche nel lasciarci, nell'abbandonarci, tutto questo ha un senso per la nostra crescita, sempre, 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 perché la nostra anima sceglie chi incontrare. Scegli le esperienze che dobbiamo fare con gli altri e quindi non possiamo altro che vivere le relazioni, che osservare come stiamo noi, quello che accade, perché tutto è insegnamento. Patrizia, ah, grazie a te, mi fa piacere che ti senti meglio. Patrizia Meli, Patrizia Miozzi, anche se è come se mi stringesse qualcosa al plesso solare come una cintura, sì. Potrebbe essere un senso di ansia. Plesso solare è legato anche alla tua volontà, cioè all'essere te stessa, al tuo sé personale, che è stato comunque molto ferito. Quindi, se è forte questa sensazione, Patrizia, picchietta su questa, ad esempio, proprio come hai scritto tu. Mi stringe questa cosa al plesso solare, sento una stretta, sento una cintura che stringe. Quindi apri molto il respiro, perché sul plesso c'è il diaframma, questo muscolo che è trasversale, che divide il mondo di sopra dal mondo di sotto, libera il respiro, fai respiri molto profondi, vedrai che ti aiuta a liberare anche lì sul plesso solare. Bene, io direi che siamo in chiusura, ci sono 8 minuti, sono abbastanza stanca pure io. E ci aggiorniamo fra 2 settimane, 2 lunedì, e vedremo il tema che porterò. Vedremo da cosa sarò ispirata e ci vedremo fra 2 lunedì. Allora, Katia dice: mi ha fatto particolarmente bene questa sera la pratica insieme a te, più leggerezza rispetto alla sensazione di abbandono. Bene, mi fa piacere, Katia, sono contenta. Rosanna, mi hai fatto vedere tanti aspetti che non voglio vedere. Ok, bene, bene. Bene, ci dobbiamo aprire con i nostri tempi, ci apriamo a guardare quello che non riusciamo a guardare, perché tanto è lo spirito che ci guida sempre. Quando siamo pronti ci porta alla lezione giusta, ci porta all'emozione giusta, ci porta alla consapevolezza giusta e non sempre. Poi quando trattiamo ferite come abbandono, che è tosta, insomma, secondo me ce la portiamo dietro per molti anni, quindi come arriva la trattiamo? Come arriva la trattiamo? Senza dire oddio, ancora devo stare qua, vuol dire che non sono cresciuta. No, non ci giudichiamo. Quindi quello che arriva lo dobbiamo trattare perché evidentemente ha senso di esistere. Il nostro DNA ha 12 strati, quindi i nostri traumi sono anche stratificati. Quindi io dico sempre è stratificata la ferita, quindi come arriva si vede che ci devi ancora lavorare. Va bene? Allora, leggo un attimo Lauretta. Sono molto, molto stanca, devo prendere qualche cosa per il mal di testa. Sono molto arrabbiata, non riesco a fermare le lacrime. Sono in cura da anni, ma non sono mai riuscita a lasciare andare. Lo so che sto sbagliando, ma no, non stai sbagliando, non sei pronta. Ma nessuno mai avuto nessun aiuto dai miei genitori. Mi hanno lasciata sola negli anni per me peggiori e per sempre. Anche questo mi fa tanta rabbia. Credo non essere mai stata amata. Ma la figlia sbagliata. Sono 20 anni che vivo sola con i miei vuoti. Lauretta, con i miei vuoti e i miei dolori non riesco più ad amare. Grazie. Ok, cara. Grazie a te della tua testimonianza. Lo so, possiamo purtroppo possiamo rimanere bloccati per molti anni nel non perdono, nella non accettazione e nei dolori. Evidentemente non è il momento di sbloccarsi perché dobbiamo comunque rispettare i nostri tempi. E sappiamo tutti quello che dobbiamo fare, eh? Tutti vogliamo tornare a riamare, a ristabilire le situazioni, ma
osserviamo i nostri tempi. Quindi parti sempre dall'accettazione di quello che c'è. Non ti giudicare se provi rabbia, non ti giudicare, non ti sentire sbagliata, non ti giudicare. Adesso la situazione è questa e accogli quello che è. Va bene? Ok, grazie a voi. Fra 2 lunedì ci vediamo. Buona serata e buona settimana. Ciao.